Come vi avevo anticipato, continuiamo a parlare di questo cortometraggio Una luce sempre accesa che racconta l'attività della Croce Verde di Padova, un vero e proprio film. E ora qui con noi in studio c'è Andrea Sinigaglia, che è il produttore di questo cortometraggio. Come nasce l'idea di produrre questo film, di abbracciare anche questo progetto sociale? Perché poi a lei il compito più difficile, no? Di trovare i fondi, se non sbaglio, il produttore fa questo alle Beh, volte. questo sicuramente. In ogni caso, diciamo che la cosa più importante era quello di impostare un prodotto cinematografico e che avesse un certo impatto. Per cui devo dire che tutto sommato è stato molto semplice perché quando ho ricevuto la telefonata da parte di Croce Verde, di un volontario di Croce Verde Padova, che è Marco Parnigotto, ho messo giù il telefono sulla richiesta e ho chiamato semplicemente il mio carissimo amico Giuseppe Ferlito, che per me è sempre una grande garanzia e quindi, anche se sicuramente molto impegnativo, abbiamo cercato di realizzare questo prodotto attraverso proprio i classici canoni della realizzazione di un vero e proprio film, quindi con una troupe, che è abituata a lavorare sul cinema, con tutte quelle figure, insomma, come il direttore della fotografia, come, insomma, tutta l'organizzazione e tutte le difficoltà che ci possono essere quando si entra in campo su un concetto di questo tipo. Volevamo dare un forte impatto, volevamo dare un prodotto che non fosse didascalico, che non fosse un video corporate sostanzialmente, che potesse anche in qualche maniera, forse magari essere anche un po' noioso, e quindi abbiamo dato questo input. E un'altra cosa importante sicuramente è stata quello che è sempre bello creare un qualcosa che nasce da zero e vederlo poi realizzato. E in realtà ci siamo poi resi conto che non era una cosa che nasceva da zero, era una cosa che c'era già e che abbiamo soltanto e semplicemente messo in evidenza, perché è ovvio che un'attività come quella di Croce Verde Padova, che dal 1913, alcune volte magari lo si dà per scontato, però solo entrando in questo mondo si riesce a capire veramente tutto quello che c'è dietro. Qual è la cifra che determina il prodotto cinematografico indicato come strumento di comunicazione sociale? Perché questo implica una rivoluzione. Indubbiamente un prodotto cinematografico arriva maggiormente al pubblico, colpisce maggiormente, attira l'attenzione, permette a chi lo vede di rimanere inchiodato fino alla fine. Che Certo. invece magari uno spot, un video, come diceva lei, istituzionale, alla fine l'abbiamo già visto e quindi può passare in secondo piano. Cioè qui c'è proprio una storia, no, che si racconta. Qui c'è una storia che si è cercato di mettere insieme attraverso, prima di tutto, con dei briefing attraverso Croce Verde per capire bene tutte quelle attività di cui loro si occupano. E quindi poi di conseguenza ovviamente abbiamo cercato di rendere il più difficile è quello di raccontare le scene, diciamo, più cruente, se vogliamo, più cruenti se vogliamo, e quindi lì maggiormente l'impegno che ci si mette in discussione, soprattutto anche quando si devono creare dei set, grazie soprattutto anche all'organizzazione non soltanto di Croce Verde, ma anche di tutte quelle istituzioni che hanno patrocinato il progetto, come i Vigili del Fuoco, come assolutamente come la polizia, come. Attori, per modo di dire, sono Sì, persone che fanno quel lavoro. sono persone che lo fanno ed era l'unico modo per riuscire a raccontare in maniera precisa tutte quelle che possono essere le attività di soccorso sostanzialmente, perché altrimenti sarebbe stato, si cominciava già a capire che poteva esserci un po' di Qualcosa di finzione. artificioso. Esattamente. Quindi grazie veramente a tutte queste risorse che abbiamo avuto, cioè abbiamo visto qualcosa di incredibile perché sembrava un'apocalisse tra luci, tra macchine, tra tutte quelle attrezzature che sono state messe e che di fatto poi era un qualcosa di simbolico più che altro perché dietro a quelle attrezzature c'erano le persone e tutte quelle persone che hanno contribuito a realizzare fino ad un orario assurdo perché credo forse saremmo arrivati intorno alle 6 del mattino. E tutti coinvolti, tutti in maniera, hanno dato quello che danno ogni giorno sostanzialmente.
Quindi una grande soddisfazione. Un'aderenza alla realtà, noi che facendo i giornalisti di cronaca questa realtà la conosciamo bene, perché siamo purtroppo spesso protagonisti non in set cinematografici ma nella realtà. E indubbiamente queste scene sono quelle che noi, i nostri occhi e le nostre telecamere purtroppo sono costrette a riprendere nel corso degli avvenimenti. Soprattutto anche questa grande emozione, no, di comunicare un atteggiamento corale, una partecipazione, perché lei prima citava tutte le istituzioni che hanno dato il proprio appoggio e che tipo di risposta avete avuto una volta proiettato il cortometraggio, che è stato presentato anche alla Mostra del Cinema? Effettivamente c'è stato un riscontro veramente molto positivo. Un cortometraggio di questo tipo può essere veramente un modello nuovo per veicolare dei messaggi di comunicazione, di sensibilizzazione? Io sono certo di questo, infatti non ho avuto nessun tipo di dubbi su come affrontare questo tipo di argomento, penso che sia l'ideale. Volete anche esportarlo, se non sbaglio? Lo vogliamo anche esportare, come modello abbiamo una casa di produzione londinese che, dopo aver visto il filmato, ha richiesto la possibilità di distribuirlo, soprattutto non soltanto anche per quel che riguarda il discorso cinematografico, ma anche istituzioni e università e scuole. Io ringrazio Andrea Sinigaglia. Grazie a voi. Ed ora la parola al regista. A tra pochissimo. Non li vuoi là? Damiano. È una prova, non ti scaricare minimamente, è solo per il movimento, non c'è acqua, non c'è fuoco, non c'è niente, quindi è solo una prova. Tutti in posizione, pronti per una prova? Ci siamo? Ok, anche là in fondo? Bene, siamo pronti. E azione! Una luce sempre accesa, un cortometraggio presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, che racconta l'attività della Croce Verde di Padova, la necessità di un film, di un prodotto cinematografico per cambiare anche un po' il modello con cui fare comunicazione sociale. Abbiamo sentito la vicepresidente della Croce Verde, il lapsus di Padova, abbiamo sentito il produttore e adesso il regista Giuseppe Ferlito. Ti è arrivata ti do del tu perché ci conosciamo da una vita, ti è arrivata la segnalazione di realizzare un film, anche se un cortometraggio, che raccontasse l'attività della Croce Verde di Padova, e nel tuo stile hai raccontato questa attività senza filtri, in maniera diretta, in maniera potente, riuscendo però anche a dare quell'emozione che in certi contesti riescono a percepire soltanto chi è direttamente coinvolto in una situazione di emergenza, la persona che viene soccorsa e il soccorritore. Come è sviluppato questo progetto? Beh, prima di tutto grazie per la tua ospitalità, è sempre un piacere, un appuntamento piacevolissimo venire con te qui in studio a parlare dei nuovi progetti. E guarda, in questo caso il produttore Andrea Sinigaglia mi ha chiamato e ci siamo consultati molto, abbiamo lavorato, e siccome noi veniamo da un mondo che è prettamente cinematografico, abbiamo deciso di sposare questo progetto nel momento in cui anche la Croce Verde fosse stata allineata con noi nel poter rappresentare questa realtà che volevamo mettere in scena nella maniera più cinematografica possibile. E abbiamo visto che la pensavamo tutti nella stessa maniera, questa unione di intenti era molto importante per noi, e quindi abbiamo deciso di documentarci, studiare, apprendere da loro, che in maniera molto meticolosa ci hanno raccontato tutte le varie vicissitudini che svolgono nel quotidiano queste persone, e abbiamo creato un piccolo script, proprio come una sceneggiatura, con uno storyboard molto dettagliato, e abbiamo iniziato a trattarlo come veramente un lungometraggio, un film cinematografico, quindi con la preproduzione, con il casting, con lo shooting, e la post-produzione. Tutto è stato veramente in maniera molto meticolosa, come stessimo trattando un lungometraggio nei minimi dettagli.
In effetti ci sono tutti gli elementi, scorrendo il cortometraggio, del film, perché si inizia con la narrazione storica, no, della Croce Verde dal 1913, e quindi c'è proprio un riferimento ai mezzi dell'epoca, a come operavano all'epoca, e questo già credo che sia un elemento che attrae colui che guarda, no? O colui o colei che guarda il cortometraggio. Poi si diceva prima della potenza di alcune scene, anche un realismo molto, molto, molto importante, però sempre raccontato con una delicatezza e con un rispetto, se vogliamo, verso lo spettatore. Penso alla scena del trapianto, dell'espianto, scusa, dell'organo, che non lascia nulla all'immaginazione, però anche la rapidità con cui devono succedersi le scene ha un suo significato, dà il senso dell'emergenza, dà il senso della corsa. Sì, hai colto proprio il messaggio. Volevamo dare questo ritmo molto frenetico quasi in certi momenti, perché è un po' come vivono loro le emergenze, quindi noi volevamo tradurre in immagini questa sceneggiatura che avevamo scritto, e la sceneggiatura voleva avere proprio questo timing molto stretto, ferrato, perché questo è quello che succede nel loro quotidiano, perché non hanno dei tempi dilatati. Le emergenze, proprio nel nome stesso sta la definizione, li obbliga ad avere dei ritmi estremamente serrati. Noi abbiamo cercato di riprodurre questo. È stato anche possibile grazie sinceramente alla produzione e alla stessa Croce Verde, che insieme hanno collaborato potendomi mettere degli strumenti impressionanti che solo a Roma, Cinecittà, vedo normalmente, perché la stessa scena dell'incidente, la scena dell'ospedale di cui ti stavi parlando, sono scene molto molto difficili da ricostruire, ma le due sinergie della casa di produzione della Film Luca e della Croce Verde stessa hanno veramente collaborato in una maniera rara da vedere, e questo agevola il regista. C'è un'altra scena che mi ha colpito, quella del bambino in piscina, il realismo, anche la drammaticità con cui viene narrata, però vedendo le immagini del backstage, tu in piscina a salvaguardia quasi del bambino, quindi anche questo fa parte poi del modo con cui hai realizzato e del modo con cui avete voluto realizzare questo cortometraggio, sempre in una situazione di safety, si potrebbe dire. Sì. Lì c'è un aneddoto simpatico. In verità noi avevamo fatto un casting con delle fotografie per i due bambini. Uno erano due fratelli che doveva abbracciare la nonna, e uno che doveva in piscina annegare, e erano invertiti. Quindi il grande doveva essere in piscina perché sapeva nuotare bene, ma quando io sono arrivato sul set mi sono reso conto che era troppo grande per toccare la sensibilità dello spettatore. Io ho voluto invertirli, solo che il piccolo ha l'energia del piccolo e dopo poco non ce la faceva più, era stanco, e quindi in maniera delicata siamo riusciti a convincerlo, a stimolarlo perché potesse andare avanti e portare a casa la scena, ma è stato insomma non facilissimo. E la mamma, scusami, perché quella che era figurata non credo che sia la mamma. No, è un'attrice. Esattamente, la mamma come? Dove sta? Era molto orgogliosa, in verità era lì sul set, era molto felice perché non era mai stata su un set, e quindi era veramente molto emozionata, anche perché si rendeva conto che anche per i suoi figli era un'opportunità particolare, a Padova soprattutto, in una città che non è Milano o Roma. Vivere un set cinematografico, farlo vivere ai propri figli, è un'esperienza che non è di tutti i giorni. Quanto è importante anche mettere al servizio del volontariato, degli altri, la propria professionalità? Perché si pensa sempre, no, che quando uno realizza un film lo fa sempre o per la fama o per la gloria monetaria. Invece si può investire anche in estrema professionalità in prodotti di comunicazione sociale. Per me è stata un'esperienza bellissima, nel senso che, come giustamente tu dicevi, normalmente si lavora perché ti chiamano per una sceneggiatura, perché ti chiamano per la pubblicità, quello che deve essere, ma c'è sempre un grande distacco. Io ho ritrovato un gruppo di persone che, anche quando è finito il progetto, siamo rimasti veramente, io li voglio chiamare amici, perché è vero, è questo il sentimento che provo, perché c'è stato un coinvolgimento emozionale per quello che loro fanno nel quotidiano tutti i giorni, che io raramente ho riscontrato in qualsiasi altro tipo di lavoro, dove c'è proprio un vetro tra me e la produzione stessa, il risultato finale. Quindi per me è stato un onore e anche un grandissimo piacere poter collaborare per un fine così importante.
È stata bella anche l'idea che è venuta alla Croce Verde di Padova attraverso un volontario di volere, non il solito filmatino, non ce ne vogliano, istituzionale, ma un prodotto cinematografico. Vuoi per passione cinematografica di chi l'ha ideato oppure perché insieme volevano qualcosa di diverso? Ma è qui, sì, è stato veramente Marco Parnegotto, un volontario della Croce Verde, uno dei tanti volontari che ha avuto, secondo me, questa illuminazione, si è reso conto che oggi toccare la sensibilità è molto più facile con un video emozionale che con degli slogan, che con un video istituzionale, un documentario classico. E quindi la Croce Verde lo ha appoggiato in tutto per tutto e questo fa vedere anche la sintonia che c'è all'interno di loro stessi, del loro gruppo, e quindi è stato molto bello e noi felici di poterli aiutare. Come siete arrivati alla Mostra del Cinema? Questa è una curiosità. È sempre sinceramente stata la collaborazione tra la Croce Verde stessa e la casa di produzione, che hanno voluto far vedere in anteprima il prodotto alle istituzioni e si è trovato opportuno poter mostrare un progetto del genere all'interno della Mostra del Cinema di Venezia, che è stata una gratificazione importante. E cosa ti ha dato questo cortometraggio come regista, come uomo? Mi ha dato... cosa mi ha dato? È difficile, è complessa la risposta, però penso che la cosa che più mi ha arricchito è prendere contezza reale di quello che queste persone riescono a fare per volontariato, cioè mossi da sentimenti puri, non da interessi, e questa è la cosa che più mi ha colpito e che spero di essere riuscito come regista a trasmettere allo spettatore nelle immagini. Questo film potrà renderci più consapevoli del ruolo che hanno questi angeli verso gli altri. Questo è l'obiettivo che fin dall'inizio, veramente quando ci siamo parlati io e Andrea Sinigaglia, abbiamo detto che questo era il nostro goal. Ora non sta a me dirlo, io spero che questo piccolo film arrivi a toccare la sensibilità delle persone e ad aprire delle porticine, me lo auguro. E io credo che abbiate fatto rete. Non abbiamo più tempo a disposizione perché sai, in TV il tempo è sempre tiranno. Ringrazio Giuseppe Ferlito, ringrazio voi per essere stati con noi questa mattina. Una luce sempre accesa, un cortometraggio che emoziona e fa capire quanto è importante donarsi e donare. Grazie, arrivederci.